L'Associazione dei Priori del Piatto di Sant'Antonio Abate di Santa Maria degli Angeli di Assisi ha presentato alla comunità angelana i Priori Serventi 2017. Francesco Cappelletti, Marco Carloni, Mauro Carloni, Pietro Chiappini, Americo Ciai, Roberto Falcinelli, Giovanni Granato, Loris Panzolini, Cesare Petuccioli, Gianluca Ridolfi, Andrea Tacconi e Andrea Tomassini. I Priori Serventi 2017 hanno assunto il compito di organizzare la prossima edizione della festa del Piatto di Sant'Antonio Abate, che si svolgerà il 17 gennaio 2017, e alla presenza del sindaco della città di Assisi, Stefania Proietti, hanno presentato i punti cardine del prossimo programma di eventi, che inizierà sabato 5 novembre alle ore 21 presso il Teatro Lyric di Assisi con lo spettacolo Sogno di una notte di mezz'estate. Il presidente del Comitato Priori Serventi 2017, Giovanni Granato. Siamo in un momento particolare per quella che è la comunità angelana, come diceva lei, ed è fortemente sentito questo momento dalla comunità proprio perché è dal 1840-1850 che oramai, ecco, in quel tempo la comunità angelana ha avuto una crisi nel campo sia economico sia poi dei trasporti, è rimasta isolata perché c'era stata la famosa moria dei cavalli che a suo tempo si ammalarono fortemente. Santa Maria degli Angeli era la stazione del cambio cavallo che era da Roma, Santa Maria e Firenze. Da allora il miracolo avvenne, non ci fu più questa perdita di cavalli e da quel momento gli angelani hanno voluto onorare il santo Antonio Abate, il santo egiziano che poi viene dall'Egitto, e da quel tempo offrono alla comunità e ai poveri un piatto molto tipico di pietanze povere, ma che ha un forte significato religioso. È stato il critico Giovanni Zavarella a illustrare l'opera d'arte dei Priori Serventi 2017 che hanno commissionato al giovane artista di Santa Maria degli Angeli di Assisi, Pietro Fragola, scegliendola come immagine rappresentativa.